E quindi diciamo, diamo la parola alla politica. Passerei la parola subito all'onorevole Francesca Donato, che è un europarlamentare della Lega e anche la responsabile del Dipartimento Economia in Sicilia, per capire un attimo cosa può fare la politica, cosa può fare la politica europea, e qui diciamo per garantire e favorire una maggiore libertà economica per le imprese italiane. A lei la parola, onorevole Donato. Grazie direttore. Beh, allora, questo tema della compatibilità fra libertà e sviluppo economico è veramente un tema cruciale sul quale riflettiamo tutti a livello politico e è giusto far riflettere molto anche i cittadini. La verità è che abbiamo di fronte tanti tipi di libertà, la libertà individuale, la libertà d'impresa, ma anche la libertà dei governi. Delle nazioni, dei sistemi politici nazionali di determinare le linee di sviluppo economico secondo anche le caratteristiche delle proprie economie, dei propri fondamentali economici, secondo anche, non ultimo, direi, la volontà dei cittadini che si esprime attraverso il voto. Bene, in questo frangente oggi noi, a causa del fatto che apparteniamo all'Unione Europea e abbiamo sottoscritto i trattati e tutto ciò che ne consegue, abbiamo dei limiti notevoli alla nostra libertà di autodeterminazione delle linee politiche che il nostro paese vuole seguire. E questo si verifica in una quasi totale situazione di inconsapevolezza da parte dei cittadini. Io faccio parte al Parlamento europeo, così come il nostro capo è presidente del gruppo Identità e Democrazia della Commissione Politiche Economiche e Finanziarie, come anche l'amico collega Antonio Rinaldi, e anche della Commissione Sviluppo Regionale. Quello che noi vediamo ogni giorno, purtroppo, è il continuo acuirsi delle limitazioni e dei vincoli che gli organismi, cioè le istituzioni europee, pongono ai Paesi membri nelle loro scelte di politica economica. Di fatto non c'è nessuna libertà di autodeterminazione, perché i meccanismi europei, a partire da quello del cosiddetto semestre europeo, che consiste in una serie di scadenze durante l'anno nelle quali viene esaminata la politica economica degli Stati membri, messa sotto la lente, analizzata e giudicata dal Consiglio e dalla Commissione con un contributo, diciamo, di parere del Parlamento, e in base a questa analisi vengono stilate delle raccomandazioni, le raccomandazioni specifiche per paese alle quali il governo del paese destinatario deve conformarsi e anche nel redigere le proprie leggi di bilancio, le proprie leggi finanziarie, manovre finanziarie si chiamavano una volta. Questo cosa comporta? Che nella scelta degli investimenti da effettuare, anche dei bonus, dei sussidi, di tutto ciò che deve essere fatto, non c'è una vera libertà del governo nazionale. E questa situazione si è ulteriormente accentuata ed aggravata oggi con l'avvento della fase del cosiddetto Recovery Fund, tanto voluto dal governo in carica, in base al quale, in estrema sintesi, si sta stabilendo, perché vi ricordo che la legge vera e propria che regola, le leggi vere e proprie, i regolamenti che regolano il cosiddetto Recovery Fund, meglio detto Next Generation EU o come vogliamo chiamarlo, ancora non sono stati finalizzati, ancora ci sono in corso i triloghi dove sono iniziati e addirittura in alcuni casi ancora siamo all'iter parlamentare di approvazione. Ma ciò che sta accadendo è che ci sono tutta una serie di vincoli che vengono inseriti e che rendono possibile sempre di più per il Consiglio europeo, per gli altri Stati membri, sospendere i finanziamenti che noi potremo ottenere se presenteremo i progetti di sviluppo e le riforme che l'Unione europea ci richiede, perché sono quelle che secondo qualcuno ci fanno crescere. Saranno in grado di sospendere i finanziamenti se noi non seguiamo pedissequamente le istruzioni.
e se non manteniamo anche la scaletta temporale, i milestones cosiddetti, le fasi, le tappe non vengono rispettate adeguatamente, ci può essere la sospensione dell'erogazione dei fondi. E attenzione, visto che noi non siamo liberi di contribuire al bilancio europeo o meno, noi siamo tenuti a farlo visto che siamo nell'Unione Europea, siamo tenuti poi ad adeguarci al sistema con cui questo recovery fund verrà finanziato e ripagato, cioè anche quello delle cosiddette risorse proprie, cioè nuove tasse che verranno imposte ai cittadini italiani in quanto cittadini europei. Quindi noi siamo necessariamente contributori dell'Unione Europea, ma opzionalmente beneficiari. E questa opzione di essere beneficiari è subordinata ad una serie di condizioni stringentissime che in buona sostanza significano che le nostre politiche economiche non le decidiamo noi. Come disse l'illustre Mario Draghi anni fa, sulle politiche economiche in Unione Europea c'è il pilota automatico. Non importa quale governo viene eletto, perché in base a questo meccanismo c'è un automatismo. Le cosiddette riforme che servono a far crescere il Paese, abbiamo iniziato a sentirne parlare in maniera martellante quando nel 2011 è arrivato il governo Monti e da lì non abbiamo mai smesso di sentirci chiedere queste riforme. Ma la sostanza è, che riforme sono? Sono riforme che, ahimè, hanno un effetto prociclico, cioè nel momento in cui c'è una crisi, invece che aiutare ad uscirne, l'aggravano. Ed è esattamente quello che è accaduto sotto allora il governo Monti. Non solo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, anche quest'anno, anche di fronte alla gravissima crisi economica scatenata dal lockdown dovuto all'emergenza pandemica, ci sarebbe bisogno di tutto fuorché di attenzione ai vincoli di bilancio, perché se uno si fa problemi a spendere nel momento in cui deve investire per tenere in piedi le aziende e la società, non va da nessuna parte. E questo monito, anche questo l'ha fatto sempre Mario Draghi, quindi non un sovranista leghista pazzo scatenato, ha detto ogni euro che non viene speso oggi è un danno che pagheremo domani. Bene, nelle raccomandazioni specifiche per paese per il 2020 non viene citato un obbligo di sostenibilità finanziaria del nostro sistema paese, ma si richiamano le raccomandazioni del 2019, dove invece i vincoli di bilancio erano e come presenti e quindi sono traslati anche in questa fase. Quindi noi dovremmo, cioè il governo è chiamato alla cosiddetta quadratura del cerchio di dover investire, fare tutto ciò che serve per stimolare la crescita, gli investimenti, ma stando attento a non indebitarsi troppo. E nel momento in cui ovviamente siamo già indebitati troppo secondo le regole di Maastricht e ancor più del Fiscal Compact, sostanzialmente non dovremmo spendere più soldi. Questo ci porta ad un ultimo paradosso e concludo questa analisi della questione Recovery Fund, poi magari gli economisti che parleranno dopo di me lo approfondiranno anche meglio. Ma di questi soldi che si dice arriveranno a pioggia, meravigliosi, eccetera, solo una minima parte per quanto riguarda il Recovery and Resilience Facility, cioè il nucleo centrale del Recovery Fund, cioè 64 miliardi arriveranno a fondo perduto, sempre comunque da restituire poi con le tasse, però a fondo perduto per i destinatari. Tutto il resto sono prestiti che in primis potranno essere concessi solo ad esaurimento, una volta esauriti i fondi per fondo perduto, i sussidi cosiddetti, ma comunque creeranno ulteriore debito e quindi alla fine non arriverà un tubo di tutto quello che viene detto. Quello che arriverà saranno nuove riforme, anzi non nuove, vecchie riforme, tipo quelle che abbiamo già visto, taglio delle pensioni, flessibilità nel lavoro, nel mondo del lavoro, e soprattutto flessibilità in uscita, che significa pensioni, cioè licenziamenti facili, perché è questo che abbiamo visto già con il Jobs Act, che non è stato altro che la risposta alla richiesta di riforme
nel diritto del lavoro, cioè la cancellazione dell'articolo 18, e quindi una costante svalutazione del lavoro, una costante compressione, degradazione dei diritti dei lavoratori in nome di un libero mercato che è il totem dell'Unione Europea, secondo la quale la più grande divinità è il mercato e la libera concorrenza, e tutto il resto deve essere piegato a questo sovrano interesse. Bene, noi come politici, io come politico, ritengo che il primo obiettivo della politica deve essere l'interesse pubblico, e fra questi la tutela dei diritti dei cittadini, i diritti fondamentali, quelli garantiti dalla nostra Costituzione, tra cui sicuramente il diritto alla libertà e il diritto ad una vita libera e dignitosa, garantito dalla nostra Costituzione all'articolo 1 tramite la sacralità del diritto al lavoro, e all'articolo 3 ponendo allo Stato l'obbligo di intervenire in maniera concreta per assicurare che tutti i cittadini possano effettivamente partecipare alla vita democratica del Paese, quindi con degli interventi anche nell'economia, anche con la guida dello Stato nell'economia quando necessario. Perché, ha detto poco fa l'amico Annibale Chiriaco, da imprenditore, i sussidi fanno male alle imprese? Beh, dipende quali sussidi. Per esempio, noi oggi vediamo dei sussidi che fanno bene alle imprese degli altri, perché i bonus, gli eco bonus per la rottamazione delle auto, per comprare auto elettriche, fanno molto bene ai produttori di auto elettriche, che 9 su 10 non sono italiani. I sussidi per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, fanno bene ai produttori di materiali edili per l'efficientamento energetico, i cui produttori leader, guarda caso, non sono italiani. Ma è solo una coincidenza che siano tutti tedeschi, eh? Non siamo complottisti, assolutamente. È una coincidenza, sì sì. È una coincidenza che vengano posti nelle linee fondamentali degli investimenti europei due parametri, il Green Deal, cioè l'ambiente, e la digitalizzazione. E quindi tutto ciò che dovrà essere investito, che potrà essere investito, dovrà essere sostenibile in tutti i sensi, soprattutto sostenibile dal punto di vista ambientale, ed essere digitale. Anche qua fatevi un'indagine su Google e vedete chi produce tutta sta roba qua. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo cercare, io ritengo, da bieca sovranista, di garantire gli interessi del Paese. Perché peraltro è quello che fanno tutti in Unione Europea. Il ministro tedesco dell'energia, che è venuto in audizione nella nostra commissione qualche settimana fa, ha fatto tutta l'audizione con la bandierina tedesca sulla scrivania. A noi, se ci portiamo le bandierine italiane al Parlamento Europeo, ci dicono che siamo dei fascistoni. Però, e ha detto con grande orgoglio che il Just Transition Fund, che traduco per i non addetti, il fondo per la transizione giusta, quello che serve a finanziare gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle aziende che producono energia fossile o convivono o che lavorano sfruttando energia fossile, che devono essere chiuse, che questi ammortizzatori sociali devono essere pagati dall'Unione Europea, la quale chiaramente ha un bilancio che non è che spunta come un fungo dal pavimento, ma è finanziato dai Paesi membri. E lui con orgoglio ha detto: io sono stato il promotore e l'ideatore del Just Transition Fund perché ci serviva in Germania per finanziarci la chiusura delle miniere. Quindi, se questo non è sovranismo, ditemi voi cos'è. Io credo che oggi rivendicare il diritto alla libertà di un popolo, all'autodeterminazione anche nella scelta delle proprie politiche economiche, sia fondamentale, perché senza questo diritto si svuotano tutti gli altri diritti. Si svuota il diritto all'uguaglianza, il diritto al lavoro, il diritto alla dignità e il diritto alla libertà. Grazie, grazie, onorevole Donato.